la Romania? Da. Sì. Okay. Ok. Ma adesso farà, si metterà in quarantena? Farà dei controlli? Non lo so. Al momento, almeno alla stazione di Villa Costanza a Firenze, nessun controllo ai pullman delle corse che arrivano dai paesi extra-Schengen. La regione toscana aveva predisposto la registrazione e il tracciamento dei passeggeri che entrano in Italia e che devono essere sottoposti a quarantena. Ha fatto dei controlli quando è arrivata qui in Italia per il Covid? Io sono qui di tanto tempo. Ah, da tanto tempo. Un po' di timori per il suo paese, per la Romania, ci sono tanti casi? Non so. Ecco, che controlli ci sono stati? Allora, in Italia ci sono dei controlli sia per la febbre, fanno il controllo della febbre e poi piazzano un dispositivo per igienizzare le mani. Quando, sì, da quando si parte, cioè ogni volta che si prende un bus fanno questi controlli. E quando sei arrivato qui i controlli c'erano? Sì. Però non ti è stato chiesto né di andare in quarantena né... No, questo no. Cioè non ho firmato nulla, cioè... In ogni caso, saliti sull'autobus, c'è la misurazione della febbre e l'obbligo della mascherina. Sì, noi facciamo check-in e misurazione febbre e basta. Invece a Roma ho visto che chi arriva da paesi tipo dell'est, Ucraina, Romania, stanno facendo anche il sierologico. In generale però ci confermano che i controlli sono rigidi e che prima di prendere l'autobus vengono informati sulle norme applicate in Italia e in Toscana. Particolari, no? Non ancora, però ci è stato detto per messaggi che insomma verranno effettuati dei controlli prima di salire sul pullman, insomma.